Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Quasi 200 ragazze e ragazzi partiranno alla fine di luglio per Lisbona per la giornata mondiale della gioventù. Il vescovo Gianpio De Vasini li ha incontrati e ha consegnato loro il mandato. Una serata di svago e condivisione per prepararsi alla partenza sentendosi parte di una comunità e non singoli o piccoli gruppi di pellegrini. Sono più di 100 i ragazzi e le ragazze che si sono ritrovati in piazza Marconi a Lavagna per la consegna del mandato della GMG, quel momento in cui la diocesi, nella persona del vescovo ma non solo, invita i giovani a partire e fare questa esperienza. Tra di loro tante attese e curiosità, per molti si tratta anche del primo viaggio all'estero senza la famiglia. Ma noi siamo un gruppettino, siamo in 5, direi con me 6, ma noi abbiamo deciso poi di provare a fare le 2 settimane, per cui proviamo prima a fare una settimana di gemellaggio, a me mi incuriosiva, ero contento di poter fare anche una settimana in più, più o meno una settimana, per anche conoscere un po' meglio magari il luogo, le persone, essere ospitati dalle famiglie, vediamo se riusciamo. È la prima? Per me è la prima volta che vado, sì. Allora, cosa ti aspetti anche a te lo chiedo? Ma ti dico, a me piace viaggiare, conoscere, per cui soprattutto quella parte lì mi affascina. E poi stare in mezzo a loro mi diverte, per cui ringrazio ecco, di questi giorni che saranno. Sarà una riunione allucinante, enorme, di ragazzi da tutto il mondo e sinceramente non mi aspettavo già dalle parrocchie comunque del vicariato così tanti ragazzi e spero che sia un'esperienza comunque che ci lasci qualcosa nel cuore e sicuramente ce la porteremo per tutta la vita, quindi sicuramente è una bellissima esperienza, non vedo l'ora. Spero di conoscere molte persone nuove, di fare belle esperienze. Ci hanno già spoilerato qualcosa, tipo che dormiremo una notte sul prato, quindi sì, sono molto contenta. E niente, bella, una bella esperienza sicuramente, poi si vedrà però. E come ti hanno convinta o come ti sei convinta a partecipare? Avevo già visto un incontro qualche anno fa in cui iniziavano a parlarne e da lì ho sempre tenuto appeso il bigliettino per Lisbona. Poi quando ne hanno iniziato a parlare concretamente ho detto ok, ci vado, allora mi sono iscritta subito. L'aspettativa è che si costruiscano delle amicizie importanti e che crescano quelle che già sono importanti, ecco. Quindi soprattutto rispetto alle persone con cui già ci vado. Poi non so se incontrerò qualcuno magari anche con cui potrò costruire delle nuove amicizie. Sì, siamo un gruppo molto unito, siamo un gruppo molto nutrito, siamo un gruppo molto bello dove ci si può confrontare, dove ci si trova bene, dove appunto siamo un gruppo unico, siamo tutti molto uniti, siamo un po' tutti diciamo una grande famiglia, ecco. Come mai hai deciso di partecipare alla giornata mondiale? Perché mi piacerebbe visitare nuovi posti e fare quelle cose nuove. Porti anche, forse un po' una testimonianza, diciamo, tra molte virgolette. Quindi secondo me è anche un forte atto di fiducia, se vogliamo dirla così, del vescovo anche nei confronti dei giovani. Essendo internazionale avrò la possibilità di conoscere tante persone da tante parti del mondo e quindi questa cosa mi rende felice e anche un po' ansiosa. E dalla tua parrocchia in quanti siete? Siamo una decina, mi aspetto di vivere un'esperienza che comunque mi farà crescere non solo per appunto le persone nuove ma anche la possibilità di scoprire appunto Lisbona e incontrare il Papa nuovamente, quindi tutto questo molto bello. Ecco, hai sfogliato il programma di quello che c'è a Lisbona, c'è qualcosa che... Assolutamente no, quindi sarà tutta una sorpresa, forse è meglio così. È un viaggio un po' diverso, anche per la durata e le attività che facciamo. Poi con il mio gruppo di amici siamo un po' confrontati, alla fine ho deciso di venire lo stesso perché è una bella opportunità soprattutto e poi anche stare tutti insieme e divertirsi tutti insieme. Tu invece quale motivo? Principalmente per fare nuove esperienze, ecco. Poi anche io ho fatto il percorso diciamo di Roma e mi è piaciuto un sacco e è appunto una bella esperienza, sono sempre cose nuove da fare. Ecco, nuove esperienze, quindi ti chiedo cosa ti aspetti?
Mi aspetto tanti viaggi, tante sorprese e di divertirci. Sì, anche qualche tappa che magari anche un'occasione per chi magari non è mai andato in certi posti, dato che magari faremo tappa a Barcellona, a Lourdes, poi al ritorno. Comunque sono, io ad esempio a Lourdes non ci sono mai stato, comunque è un'esperienza che colgo anche per vedere qualcosa di diverso. Come mai secondo te è importante partecipare alla Giornata Mondiale dei Giovani? È importante perché si fa una bellissima esperienza di chiesa giovane. La realtà delle nostre parrocchie oggi è che i nostri giovani possono avere delle difficoltà nel condividere la fede con qualcuno che ha la loro stessa età. E vivere questa esperienza permette intanto di conoscere tanti ragazzi e ragazze della propria diocesi con cui si condivide un cammino. E poi fanno anche l'esperienza che non sono gli unici che fanno un cammino di fede, ma che questo è un qualcosa che abbraccia tutto il mondo. Quindi condividere le giornate con persone di tanti paesi del mondo è certamente un'esperienza che riempie di entusiasmo anche il cammino. Ecco, approfittiamo di te che sei una persona qualificata, ma ci spieghi cosa significa questa cosa che il Vescovo dà il mandato ai giovani? Sì. Perché qualcuno pensa che la Giornata Mondiale della Gioventù sia una gita. In verità non nasce come una gita per far festa. C'è sicuramente la festa, perché è la festa della fede, la festa della gioventù, ma innanzitutto nasce come un pellegrinaggio che ogni anno in ogni diocesi si vive, ma ogni tot anni viene vissuto in modo mondiale e quindi è il cammino dei giovani nella storia che attraversa non solo gli anni ma anche i luoghi, tanti continenti del mondo. Durante la serata alcuni adulti di diverse parrocchie della diocesi hanno letto delle lettere scritte per i pellegrini. Poi è stata la volta del Vescovo. Sono contento, veramente contento che siamo in tanti ad andare a Lisbona. Il clima generale è stato molto gioioso e di festa. Ora andiamo a Cogorno, nel villaggio del ragazzo, dove amici e sostenitori del villaggio hanno festeggiato Don Emilio Arata per i suoi 60 anni di sacerdozio. È una storia di fedeltà semplice, discreta, senza soluzione di continuità. Don Emilio Arata, sacerdote da 60 anni, un mese dopo la sua ordinazione venne inviato dal vescovo Marchesani al villaggio del ragazzo, che allora si trovava in Corso Colombo, e qui ha conosciuto Don Nando. Quei ragazzi, allora ero giovane, erano uno spasso. Con gli adulti mi sono trovato bene perché mi sono stati sempre vicini, aiutati, mi hanno, tutte persone che le ricordo con affetto, anche quelle che adesso sono già in cielo e sono tanti, puoi immaginare, e me li porto sempre nel cuore perché tutti mi hanno insegnato qualche cosa. E mi ricordo questa dedizione che aveva per la famiglia, che ha tuttora, però in particolare per la sua mamma in maniera particolare, sempre consapevole che aveva comunque la famiglia al villaggio, lui aveva questa grande famiglia al villaggio dove comunque veniva sempre, dove abitava, dove risiedeva. La famiglia del villaggio è quella di origine, con mamma e papà che accolsero con gioia e con un po' di commozione la notizia dell'ingresso in seminario. Ma loro erano felici, sono sempre stati felici dalla sua parte, hanno sempre fatto tante cose per lui e sono stati proprio genitori bravissimi. Fra i ricordi più belli, quelli legati all'insegnamento. Il collega Don Emilio è stato davvero simpaticissimo. Non so se posso dirlo, ma a volte non mi sembrava neanche che fosse un prete, perché era proprio un collega davvero pieno di battute, però anche sempre pronto ad aiutare. La famiglia allargata anche oggi impegna Don Emilio, che non si stanca di regalare i suoi sorrisi anche agli ospiti del centro residenziale e del centro diurno per anziani dell'Acquarone, dove celebra l'Eucarestia. C'è sempre un buon numero di persone, tanti ahimè con qualche problema, però tutti molto contenti di partecipare alla celebrazione e Don Emilio altrettanto contento e io pure di poter collaborare con lui. Al villaggio del ragazzo la festa organizzata per il 60°
arrivo di ordinazione, ha messo insieme la cena e la musica, ma soprattutto tanti amici di allora e di oggi, con quella semplice e genuina serenità che caratterizza chi sa di aver detto il proprio sì ogni giorno. Pregate il Signore che affretti un po' questo incontro con Lui, anche perché ce n'ho voglia di andarci. Ne ho parlato tanto del paradiso anche stasera, e un po' di voglia ce l'ho di andarci. Sono tornati in diocesi i fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano in Albania, 8 giorni alla scoperta della storia, della cultura, della fede e della bellezza di questo territorio. Un pellegrinaggio mette in cammino perché permette di visitare luoghi belli e ricchi di storia, ma anche perché sposta, spinge a conoscere, ad approfondire e a scoprire. È successo anche questa volta nel pellegrinaggio diocesano in Albania, che dal punto di vista fisico ha toccato fra le altre città Seranda, Valona, Scutari e Tirana, e che dal punto di vista spirituale ha offerto ogni giorno una meditazione sul Vangelo incarnata nell'esperienza delle congregazioni religiose che lì, in quella terra distante solo 70 km da Brindisi e troppo sconosciuta a noi vicini, testimoniano la fede nelle difficoltà. Le difficoltà del regime stalinista che ha perseguitato i cristiani, del vuoto istituzionale e sociopolitico che ne è seguito e della speranza oggi urgente e necessaria di una convivenza di cuore fra persone che appartengono a religioni diverse. È la storia delle suore Clarisse di Scutari che vivono in un convento che sorge proprio là dove fino a qualche decennio fa c'era il carcere dove venivano imprigionati i perseguitati. La parola non fa così. Vieni e vedi, perché è molto importante, perché io grazie al Signore, perché ho visto, mi hanno fatto credere, perché ho visto che credevano i miei genitori, i miei santi, io li chiamo i miei santi, mi hanno aiutato pure a me a credere, a vivere felice, anche se mancava tutte le cose. La storia di questo popolo, di questo paese, ci ha insegnato che veramente si può sperare e vale la pena sperare oltre ogni speranza, perché è un popolo che ha vissuto per 50 anni un regime e una dittatura così spietata e non ha perso la fede, l'ha conservata, l'ha custodita nella convinzione che il futuro, la storia appartiene a Dio, il male finisce. E noi abbiamo potuto vedere con i nostri occhi come il miracolo della ricostruzione, e dalle macerie che l'uomo combina il Signore ricostruisce e perdona. E la storia va avanti con il Signore. È la storia della piccola famiglia di Montesole, 2 suore e un religioso che hanno adottato, non accolto ma adottato, 3 ragazzi disabili che oggi sono i loro figli. Ciao a tutti, io mi chiamo Monica, Mario 27 anni, Daniela ne compie 12, la piccolina. La nostra famiglia è qui in Albania da 18 anni. E il nostro servizio è molto semplice, con questi piccoli abbandonati e vivono con noi. Noi siamo i loro genitori, la loro famiglia di accoglienza. E la cosa più bella è che insieme a noi vengono tante persone ad aiutarci, darci una mano tutti i giorni, tutto qua. Da che cosa sono affascinati e cosa incontrano con voi? La gratuità, un amore gratuito, perché noi non cerchiamo nient'altro. A Berati i pellegrini hanno incontrato anche il vescovo Giovanni Peragine, che dal 15 giugno del 2017 è il 5° amministratore apostolico dell'Albania meridionale. Siamo a Berat, intorno a Berat, nell'amministrazione apostolica dell'Albania meridionale, una zona prettamente di evangelizzazione, poiché in Albania i cattolici sono prevalentemente concentrati nella parte nord. Qui al sud è una chiesa giovane, una chiesa nata grazie all'attività missionaria, alla presenza missionaria di questi 20 anni. Tante sono le conversioni che di tanta gente che ha sete di Dio e cerca di conoscere Gesù, ha voglia di conoscere Gesù. Una testimonianza la nostra che può essere e deve essere condivisa
anche con le chiese di antica tradizione. La fede nasce e si rinvigorisce attraverso la testimonianza. La fede diventa forte nella misura in cui siamo capaci di donarla. È donando che noi siamo più forti nella nostra fede, nella nostra vita cristiana. La vita cristiana che poi si deve tradurre nel rapporto con i più piccoli, con gli esclusi, con i malati. Tante sono le testimonianze di persone che si avvicinano alla fede proprio perché si sentono accolte, si sentono visitate. Ecco, attraverso l'accoglienza, attraverso la visita ai più poveri, ai più bisognosi, noi possiamo testimoniare e rinvigorire la nostra fede. Giovanni, sei stato già in Albania una quarantina di anni fa. Hai scoperto delle differenze? Sì, tantissime, ben notevoli, proprio il fatto paesaggistico che è cambiato completamente. A Franco chiediamo, qual è la tua impressione del popolo albanese? Molto cortesi, ma ho rassegnati un'educazione che non li educa ad aprirsi a una vita più attiva. Una cosa che veramente mi ha colpito è che i ragazzi partono per l'Italia e per l'Europa perché qui sono disillusi, manca la speranza per un futuro migliore. Quando arrivano e capiscono che anche in Italia, per esempio, i soldi non piovono dal cielo, bisogna rimboccarsi le maniche, non per tutti è facile, parecchi ce la fanno, però tanti altri no. E quindi rimane questa frustrazione di vedere un mondo attraverso i social, la televisione, dove tutto è bello e stanno tutti bene e dove è facile raggiungere degli obiettivi, e poi di fatto i ragazzi albanesi che arrivano in Italia sono come i nostri, disillusi e senza speranza per un futuro. Ci sono dei siti archeologici interessantissimi, la gente è molto accogliente, molto gentile, molto... Ci troviamo veramente bene. E la terra che hai trovato qui come è tenuta? È tenuta abbastanza bene, che però fino adesso con metodi ancora molto antichi, lavorano ancora tanto a mano. C'è molti uliveti che però una parte sono coltivate e una parte meno coltivate, via, sta andando in degrado per conto mio. Ho trovato una natura vastissima, incontaminata, e tantissime zone pochissimo abitate, un'agricoltura direi estensiva, però sono molti i territori coltivati non solo verso il mare ma anche sulle pianure dell'interno. La parte invece monumentale direi che è concentrata esclusivamente su due fenomeni, che sono le grandi chiese bizantine, ortodosse, anche qualche cattolica, e poi tutta la parte invece dei ruderi romani che si sono concentrati soprattutto nel sud e nel centro vicino a Vallona. Per le celebrazioni del Corpus Domini ascoltiamo una sintesi delle riflessioni che hanno caratterizzato la processione che si è snodata per le vie di Chiavari. Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c'era l'amore. Si è conclusa sulla scalinata del santuario di Sant'Antonio la processione del Corpus Domini, quest'anno straordinariamente celebrata al mercoledì, con il vescovo che ha salutato i fedeli presenti e ha ringraziato chi ha reso possibile il passaggio della processione. La celebrazione è iniziata nella chiesa di San Giuseppe dei Piani di Ri di Chiavari, dove Monsignor De Vasini ha presieduto la messa. Nell'omelia ha ripercorso i temi delle letture del giorno, il deserto come metafora della vita terrena, uno spazio in cui non ci si può sistemare, in cui non si mette su casa, ma un luogo di cammino dove si monta e smonta la tenda, uno spazio di precarietà e fatica. La buona notizia, prosegue De Vasini, è che non siamo soli nel deserto. Poi, sul rapporto tra corpo eucaristico e corpo ecclesiale, dice che è la Chiesa che fa l'Eucaristia ed è l'Eucaristia che fa la Chiesa. Celebrare, mangiare, adorare l'Eucaristia
non sono atti intimisti, ma sono atti estremisti che ci portano ad uscire da noi stessi, a praticare il comandamento nuovo: come io vi ho amato, così amatevi gli uni gli altri, che ci portano a creare comunione, che ci portano a costruire il bene comune. Poi l'invita a indignarsi non solo per le profanazioni del corpo eucaristico, ma anche per quello del corpo ecclesiale e quando si assiste a violenze e disparità. La relazione che deve sussistere nella nostra vita, se vogliamo essere cristiani autentici, tra l'amore per il corpo eucaristico e l'amore per il corpo ecclesiale. Usciti dalla chiesa, i fedeli hanno percorso via Piacenza, Corso Lavagna e via Cesare Battisti fino al santuario. Ora andiamo a Lavagna, dove è molto radicata la devozione per la Santissima Trinità. Quest'anno, in occasione della ricorrenza, nell'oratorio, nel piccolo oratorio che si trova nel cuore del centro cittadino, il vescovo De Vasini ha presieduto il vespro e la processione lungo le vie del centro storico. La festa della Santissima Trinità ci parla di Dio, ma come avete potuto ben intendere ci parla anche di noi e ci invita ad accogliere l'amore di Dio. Solo accogliendo l'amore di Dio il cristiano sarà capace a sua volta di amare e in conseguenza di ciò essere felice. Il vescovo di Chiavari, presiedendo la celebrazione in occasione della solennità della Santissima Trinità a Lavagna, ha richiamato l'attenzione sul mistero d'amore che lega le tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amare è dono, ha ribadito Monsignor De Vasini, che crea identità e salva dal disamore e dall'egoismo. Potremmo dire che Dio è un abbraccio. Un abbraccio d'amore di tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre ha desiderio di noi, ha nostalgia di noi, non riesce a immaginarsi senza di noi e ci vuole bene. La Trinità è l'identità di Dio, Dio che è Padre, Dio che è Figlio, Dio che è Spirito Santo, Dio che è comunione d'amore. E quindi il desiderio, ecco, di contemplare il volto di Dio come comunione d'amore sta un po' al cuore di questa festa. Ma Dio non va soltanto contemplato, ma Dio va anche vissuto dentro una vita intima e dentro una rete sociale. Dopo la recita del vespro, la celebrazione è proseguita con la processione che ha attraversato le vie di Lavagna. L'arca processionale con il Santissimo è stata accompagnata dai crocifissi e delle confraternite e dalla preghiera dei fedeli. Al termine, il rito si è concluso con la benedizione eucaristica. Anche stasera è stata una serata bellissima di fede, è stata una bella processione. Non posso dire che grazie, ecco, sia ai confratelli che hanno preparato la festa e a tutto il popolo che ha partecipato, alla comunità diocesana. Andiamo a Sestri Levante, in particolare nella frazione di Santa Vittoria di Libiola, che ha celebrato la festa della titolare. Una festa semplice, celebrata in un giorno feriale, per dire che è nella quotidianità che la testimonianza della fede si fa più coriacea e costante, pur nella sua discrezione. La testimonianza della fede di Vittoria, vergine uccisa per aver rifiutato le nozze, risale al VI-VII secolo. A Sestri Levante la devozione popolare prosegue con fede la memoria della vita della Santa nella frazione di Libiola. E quello che è al cuore è la fede o la fortezza di questa santa che lascia come l'eredità, che ci guida, che ci sostiene, il cammino della gente, il cammino di tutti. Per la prima volta il vescovo ha visitato questa piccola comunità invitando a custodire nelle proprie lampade l'olio della fede sulla scorta della testimonianza di Vittoria che per amore di Dio diede la vita. Ecco lo stile di Gesù. Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri.
Gesù ci ha dato questo comandamento perché sa che solo se lo praticheremo realizzeremo la nostra identità. Chiediamo a Santa Vittoria di aiutarci a custodire nella nostra vita l'amore per essere felici nel tempo e oltre il tempo. Ora a Rapallo, all'Istituto Nido San Girolamo, dove le insegnanti e le suore somasche di San Girolamo Emiliani hanno accolto il vescovo Giampio De Vasini per un momento di festa che si è collocato alla fine del mese mariano, quindi alla fine di un percorso di preghiera che ha interessato le bambine e i bambini che frequentano il nido d'infanzia, la scuola materna e la scuola elementare ospitati all'interno dell'istituto. Vediamo. Con un applauso la visita del vescovo Giampio De Vasini al Nido San Girolamo, la scuola delle suore somasche di San Girolamo Emiliani che ospita il nido d'infanzia, la scuola materna e l'elementare. Una visita preparata con diversi giorni d'anticipo. E oggi per noi è una grande festa perché per noi è anche la prima volta che arriva qui il nostro vescovo. Adesso c'è anche, diciamo, la sezione dei bambini di 3 anni che sono lì che chiedono: adesso arriva il vescovo, adesso arriva il vescovo. Sono molto contenti e sono proprio felice di vederlo. Nel campetto della scuola la celebrazione della messa che ha concluso un percorso di preghiera e riflessione condotto per tutto il mese di maggio, mese mariano. Per le bambine e i bambini, Monsignor De Vasini ha pronunciato una semplice riflessione partendo dal Vangelo della visita di Maria ed Elisabetta, invitando ciascuno di loro a riflettere sul tema della fiducia. Si sono preparati innanzitutto con la preghiera e preparando diversi canti per accogliere il vescovo e per animare la Santa Messa. Quindi il grosso nostro lavoro è stato quello, offrendo questo che abbiamo, queste preghiere, questi canti alla Madonna di Montallegro, che è la Madonna degli Orfani, che è la patrona dell'istituto. Perché secondo voi Gesù ci ha dato questo comandamento? Perché vuole che noi siamo buoni e quindi felici, felici. Gesù ci ha dato questo comandamento perché ci vuole felici, perché sa che soltanto se ameremo saremo felici, soltanto se renderemo felici gli altri saremo felici anche noi. Sono giorni che non riusciamo a contenerli perché per loro, come dicevo prima, è la prima volta e quindi sentono molto la responsabilità di questa giornata. Il cammino della scuola prosegue secondo il carisma di San Girolamo Emiliani e sostenuto dall'associazione Amici del Nido San Girolamo. È un'associazione costituita da genitori, da ex alunni, simpatizzanti di questo istituto che noi, e qui mi prendo una licenza, diciamo, e spero che madre Alessia, che è la madre dell'istituto, mi perdoni per questo, noi lo consideriamo un po' il nostro nido. Cerchiamo di supportare queste carissime suore che interpretano in maniera veramente esemplare quello che è, diciamo, il carisma di San Girolamo Emiliani. Io da quando sono in pensione ho iniziato a dare una mano a questa comunità e mi sono reso conto che per le suore il primo punto di attenzione è sempre quello dei bambini, tutto il resto viene dopo. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo la prossima settimana.